Fuori la protesta, dentro il tentativo di mediare. Fuori la rabbia, le urla di chi ha perso tutto e che oggi con il decreto del governo vede cancellata la possibilità dell'azione legale. Dentro il governo, rappresentato dal sottosegretario Pierpaolo Baretta, che cerca di spiegare ad un gruppo attento ma non meno agguerrito di azionisti le scelte fatte. Il tutto blindato dalle forze dell'ordine arrivate in numero nutrito. Baretta rassicura e sul tavolo mette la scaletta degli interventi a tutela. I rimborsi non sono tassabili e chiariremo con apposita circolare questo fatto. Secondo, un impegno a che non ci sia una revocatoria, cioè che chi ha preso gli indennizzi non gli vengano dati indietro. A questi si devono aggiungere, spiega ancora Baretta, attivare, perché le due banche lo avevano già, un fondo che dia risposte alle condizioni più disagiate. Quarto, redistribuire quello che alla fine è inattivo dagli NPL, redistribuirlo in indennizzo. Certo rimane aperta la questione degli azionisti che non hanno transato. Per loro, spiega sempre Baretta, due sono le strade aperte. O si insinuano nel fallimento e diventano chirografari, o se ovviamente hanno le condizioni, la seconda di accedere all'arbitrato. Seduto tra gli azionisti anche il primo cittadino di Vicenza, Achille Bariati, che seppur apprezzando alcuni dei punti esposti dal sottosegretario rimane perplesso, come lui probabilmente anche il popolo degli azionisti. Il governo ancora non si è espresso con quella convinzione che io vorrei, a sostegno dei piccoli azionisti che hanno perso tutto. Quindi adesso stiamo analizzando in queste ore esattamente cosa ci sta dietro le parole.